Birichina TV, detto tra noi, l'intervista del giorno. Detto tra noi. A tu per tu con i protagonisti della musica, dell'attualità, del sociale. Torna dopo 7 anni con un bellissimo album che ho avuto modo di ascoltare e apprezzare. Il titolo è Anima Mundi, è un piacere avere con noi Dolce Nera. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Come stai? Che strano sentire dire dopo 7 anni. Appunto. In realtà forse sono 6, perché l'ultimo è stato del 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Quindi forse, perché alcuni giornali hanno scritto 7, eccetera, eccetera. Però in tutti questi 7 anni, diciamo, ho pubblicato 2 singoli l'anno, più o meno. Esattamente. Non, diciamo che ci sei mancata, ma non così tanto, perché la presenza comunque c'era. Anima Mundi però è un album davvero interessante, un album anche molto introspettivo, di grande riflessione. E parte, il titolo è proprio un concetto filosofico. Quindi, cosa significa Anima Mundi e come possiamo declinarlo all'interno delle tue canzoni? Allora, fondamentalmente mi sono accorta che stavo scrivendo tutte le canzoni di quest'album con un senso unico, come fosse un concept album, dove di fronte alla visione macrosociale, diciamo, di tanti problemi, per cui gli equilibri mondiali, soprattutto quelli economici, quindi le differenze economiche tra i vari popoli insanabili, penso all'Africa, eccetera, dove il problema della salvaguardia dell'ambiente, la pace, l'immigrazione e tanti altri, cioè erano qualcosa che io sentivo tanto, ma poi venivano trasportati in una dimensione in cui l'unica soluzione possibile poteva essere il fatto che ogni essere umano deve avere la consapevolezza che siamo tutti collegati e che questo tipo di collegamento non può che essere armonico. Ed è praticamente questo è Anima Mundi, cioè poi significato più vero, cioè siamo tutti collegati, se uno pensa che non sia così fa del male a se stesso. Assolutamente, siamo tutti collegati, però ci sono 2 brani che ho ascoltato, è Lo-Fi, che poi è il singolo che anticipa l'album, ma anche Mondo Take Away, che dove tu racconti uno spaccato della nostra società e basi molto anche sulla tecnologia, che comunque è una forma preponderante di contatto. Allora ti chiedo, secondo te questa tecnologia di cui abbiamo fatto larghissimo uso, soprattutto nei 2 anni passati, ci accomuna e quindi ci avvicina, oppure è un qualcosa che ci allontana? Guarda, cioè cambia il tipo di comunicazione tra le persone, in parte ci allontana e diventa, la comunicazione cambia nel senso che diventa tutta molto rapida, molto veloce e quindi che non permette pensieri più complessi. Perché alla fine i pensieri più complessi hanno bisogno di tempo per essere ricondivisi e quindi invece la nostra comunicazione in questo momento è all'opposto, è tutta super veloce. E quindi e diventa anche un'altra brutta conseguenza di questo tipo di comunicazione, è che diventa estrema. Perché la comunicazione estrema è più facile da condividere ed è più semplice da esprimere. E quindi questo è una parte brutta di questo tipo di comunicazione. Certo, sicuramente io sono una tipa pro futuro, nel senso pro uomo, che crede nell'energia dell'essere umano, nel fatto che l'essere umano può tirar fuori il meglio, può progredire, può aiutare a curare le malattie che un tempo non si curavano. In tutto ciò, però, la sensazione che bisognerebbe dare uno sguardo a che cosa erano le origini. Ecco perché anche Anima Mundi. Che per esempio le origini da tutti i punti di vista, guarda, l'armonia con la natura, ma anche a volte anche il potere delle piante, quindi io sono una tipa che guarda l'evoluzione scientifica, però è legata per esempio al fatto che
a tutte l'energia e le potenzialità della natura di cui praticamente tutti i segreti non li abbiamo più tramandati, no? Quindi c'è questa mia doppia visione, una proiettata verso il futuro e l'altra che tende ad avere le radici ancorate nell'essenza dell'essere umano. Però ecco, stiamo tutto sullo psicologico perché ho un'età che alla fine ti fai dei gran pipponi. No, ma va che non è così, però anche vedo, tu parlavi di ritorno alle origini e un pochino ritorno anche al tribale, è quello che utilizzi anche, la strumentazione è cambiata anche nella riedizione dei brani che hai presentato in passato e che sono presenti anche in questo album. Guarda, perché il pensiero alla fine il concetto è unico, così verso il futuro ma con occhio critico e ancorati alla nostra essenza, e così lo è per i suoni di questo disco, perché ci sono dei suoni antichissimi, tamburi brasiliani, africani, sitar indiani, uniti a dei sintetizzatori, è un approccio in studio nel sound che è molto più moderno, è molto più elettromoderno, insomma. Quindi sempre questa commistione qua. Se noi invece siamo collegati o forse talvolta anche un pochino oppressi dal mondo della tecnologia in Wannabe, tu dici di essere libera, libera anche a livello di scrittura musicale nel tuo percorso di questi 20 anni? Ma sì, lo sono sempre stata. Mi sono sempre approcciata alla musica con un sacco di allegria, vitalità, con l'idea che davanti a me ci fosse un mondo sonoro imperscrutabile, impossibile da valutare tutto e da cui farsi ispirare. E ho sempre pensato che si dovesse osare nella musica. E che quando hai qualcosa da esprimere lo devi esprimere osando, cercando di fare qualcosa di diverso. Devo dire che ultimamente un po' questa convinzione, dopo aver scritto Anima Mundi, poi dopo, non lo so, è cambiata perché sento che in questo momento musicalmente c'è un mondo che non osa. Quindi Non un posso po' si dirti. adagiano sugli allori, un po' critichi il mondo musicale e il modo anche in cui ci si approccia adesso. Sì, ci si approccia tanto di più in un modo più commerciale, nel senso più, guarda, funziona questo, funziona quest'altro, funziona questo. Cioè, funziona de che? Cosa? Che vuol dire funzionare? Cioè, la storia della musica ce lo insegna che sono le cose che non c'erano prima e che arrivano che cambiano, no? Poi la storia della musica. Tu dici, Dolcinella, te che hai cambiato? Ah, non lo so. Di sicuro sono una cantautrice autentica che fa quello che sente e non ha mai pensato questo funziona, questo non funziona, che trova nella dimensione live, probabilmente io, il mio modo più autentico di rendere omaggio alla musica, perché io comunque alla fine sono più una musicista, no? Nel senso che piano e voce io nei teatri, nei concerti, succede qualcosa di particolare, di strano. Quindi sono alle radici della musica, cioè l'unplugged, eccetera. Questa cosa me la tengo come dono caro. Poi che cosa ho fatto? Non lo so, mi sono sempre approcciata in una maniera sincera e comunque avventuriera nella musica. Infatti, non sono uguale probabilmente a nessun altro. E forse questo è un po' un problema dell'epoca moderna. Sì, comprendo le tue parole. È vero che quando si sente la musica di Dolcenera, intanto è riconoscibile e quindi questo è un tratto distintivo in ogni caso e che fa anche la carriera di un cantante, magari rispetto a tanti altri. Io so che sei impegnata però anche a raccontare le donne con un podcast, donne che sono state importanti, che hanno rivoluzionato la storia anche della musica. Sì, questo podcast si chiama Una canzone, una storia, psicografia di un'artista femminile ed è fondamentalmente la visione di queste donne che hanno cambiato appunto la storia della musica, musiciste, che però vista da un punto di vista
del daimon. Il daimon, origine greca, platonica, daimon vorrebbe dire spirito guida, cioè vocazione fondamentalmente. E poi la vocazione non è una cosa che fa parte soltanto di chi fa un lavoro artistico, parliamo di vocazione in generale, nel senso di animo, l'animo di qualsiasi persona ha una vocazione, ha qualcosa che quando la fa diventa più bella la persona e butta fuori questa bellezza nei confronti del resto del mondo, no? Quindi dal punto di vista della vocazione, cioè vedere ciò che ha spinto queste donne, da un punto di vista psicologico e anche filosofico, a fare certe scelte e a impersonificare poi una canzone storica loro che ha fatto appunto la differenza. E ho trattato Nina Simone, c'è anche una mia riedizione nell'album. Rivisitazione del pezzo Feeling Good di Nina Simone, che ho riscritto talmente in italiano con il beneplacito dei possessori dei diritti originari americani che per la prima volta hanno concesso nel mondo una scrittura, riadattamento in un'altra lingua di Feeling Good. E le donne hanno, insomma, anche comunque la figura della donna un grande valore in questo album, in Anima Mundi. Pensa come parte Lo-Fi, no? Lo fai, l'ultimo singolo parte con la frase che dice: "Sei detto da una donna non vale molto, ma è una donna che ti mette al mondo". Cioè, fine. Beh, non c'è più da dire nulla, il femminismo riassunto in una frase. Assolutamente. Beh, tra l'altro la riedizione devo dire è davvero molto bella in italiano del brano che poi è presente sempre in Anima Mundi. 2023 sarà un traguardo importante per te. 20 anni di carriera, c'è qualcosa che bolle in pentola? Qualche progetto? Sì, bollono 50 date nei teatri, 50 date nei teatri e piano e voce. Per cui quella è una parte importante perché, e poi ha varie altre sorprese, ma quella è una parte importante perché, non lo so, guarda, il tipo di improvvisazione che io riesco ad avere quando suono soltanto piano e voce. È qualcosa che rende il concerto, secondo me, magico perché non sai mai cosa arriverà. Il pezzo non viene interpretato sempre nello stesso modo. Mi piace sorprendere prima di tutto me stessa e quindi poi sorprendere gli altri. È una sfida perché comunque devi tenere alta da sola, senza grandi effetti speciali, insomma, tutta la faccenda, però sono anche abituata. Quindi questa sarà una cosa molto bella, secondo me, perché va alle origini anche questo. Va alle origini e parla anche di connessione, la tua anima con quella di chi ti ascolta e quindi tutto ritorna in Anima Mundi, il tuo nuovo album, insomma anticipato dal singolo Lo-Fi che stiamo passando anche in radio. Grazie Dolcenera e anche buon Natale, auguri per queste feste, per questi 20 anni di carriera che ti attendono nel 2023. Anche a voi, un bacione, buone feste! Grazie. Il pomeriggio su Birichina TV è Detto tra noi. Detto tra noi, l'intervista del giorno. Seguici sui canali del digitale terrestre di Birichina TV.